Cari Vittoria, Isabella e Alessandro, stavo riflettendo che questa storia è una di quelle che si possono, una di quelle, diciamo, collisioni che si possono definire sociali, no? Perché è portato un po' tutto all'estremo, ma di fatto sono quei micromondi che capitano a noi tutti i giorni, quando uno va dal tabaccaio, quando cammina per strada e trova differenze caratteriali sociali con chiunque. E solo che in quella circostanza lì non sei costretto a stare in un luogo chiuso. Ed è qui che in effetti cadono le maschere. Allora mi domando se un copione del genere vi porta a riflettere su queste collisioni sociali di tutti i giorni. Personalmente non riesco proprio a riflettere su quello, il mio unico pensiero è come svoltare il personaggio. Per quanto riguarda il personaggio mio di Nancy e quello di Ilenia Pastorelli Iole, che sono due donne da una, molto differenti, no? Due femminilità completamente diverse, che però poi trovano in qualche modo un modo per comunicare, un punto di incontro per cui anzi alla fine quasi si sostengono a vicenda. E questo, rispetto a quello che dicevi tu, effettivamente nella vita a volte si possono combinare sia nell'amicizia, negli affetti, che nell'amore, dei caratteri che possono sembrare opposti o comunque lontanissimi, che invece poi trovano il modo di combinarsi perfettamente insieme. Capodanno c'è sempre questa frenesia di fare qualcosa, di fare qualcosa di eccitante, di fuori dalla. Invece poi alla fine ti trovi a casa con una bottiglia di vino, con la moglie, con gli amici, con la tristezza, con la malinconia. No, a me Cioè, invece piace, ma perché tristezza, sì, no, ma malinconia? Cioè, per forza ansia, alla fine sono quelli più belli, no? Quelli con sì, persone io credo una cosa, con cui ti senti a tuo agio, che non hai beh, bisogno di dimostrare niente, brava, cioè. se accade questo, però certo, più avanti in età, più accade questo, voglio Esatto, è dire. Cioè, vero. perché ormai Perché ti conosce, lo mi sai cosa conosci, ti ma fa anche, star bene e cosa invece ti mette in sì, però hai difficoltà. anche Meno bisogno di meno fare bisogno di, specialmente sperimentare, se uno no? è fidanzato, sposato, hai figli, insomma, dite, no. Ma da ragazzi mi ricordo che ogni volta ricordo pochi Insomma. capodanni esaltanti e Cioè, magari straordinari. avevo fatto. No, Esatto. no, Lo puoi no, fermare, cioè no, puoi ma questo no, intervenire. ma questo no, No, ma puoi intervenire questo perché sennò materiale gli servirà mi poi per dà. fare un altro tipo di trasmissione, voglio dire. Esatto. Ah, Non è ok. che. Si aggancia bene. Però ecco. Però ho capito, insomma, effettivamente non conosciamo fino in fondo le persone che ci sono vicine. Quindi, non è il caso di andare a cercare l'estremo raccontato da un film, perché magari gli scambisti sono i vicini di casa. Hai Oppure chi ragione. sembra, oppure magari una persona che pensi che sia fatta in un modo, Il invece. mio grande rancore, come si dice, non rancore, Rammarico. rammarico, è che nel film io ho una storia con lei Sì. E gli e avrei dispiace. voluto che fosse il contrario. Nel film no, ma nella vita sì. E Ok. invece purtroppo non è Solo così. nella finzione. È andata così. Ma Vi pure con te, ringrazio. Isabella, diciamoci la verità. Solo che con te ormai siamo talmente amici che mi viene da ridere. Con lei non c'era tanta amicizia. C'era solo tu a Cosa fai ridere. stasera? Cosa fai a Cosa Capodanno? fai a Capodanno?